Buongiorno a tutti, siamo qui allo stand di Neve Italia, allestito all'interno di Nissan Ski Pass. Qui con me c'è un campionissimo dello sci di fondo, Enzo Masiello. Enzo, sei pronto a cominciare questa nuova stagione? Sì, giusto, siamo giusti pronti per iniziarla. Chiaramente la stagione è molto lunga, quindi questo è l'inizio, ci sono tante cose da affrontare ancora insieme, tante gare che poi ci porteranno a Sochi. Cominciamo, manca la neve però. Ecco, quali sono le tue aspettative in questi 4 anni? Non si è parlato molto di sport paralimpico, ma tu, così come tutti i tuoi colleghi, siete andati avanti e, appunto, a Sochi, dopo le medaglie di Vancouver, l'argento nella 10, il bronzo nella 15, che cosa ti aspetti? Quali sono le tue ambizioni? So che magari stai facendo un pensierino anche al biathlon oltre al fondo. Le gare importanti saranno quelle del fondo sicuramente. In questi 3 anni abbiamo confermato comunque dei podi mondiali sia nella 15 che nella 10, quindi quelle sono le gare che più sento nel cuore, che più mi piacerebbe riconfermare ovviamente. Stiamo lavorando bene anche nel biathlon, a Vancouver non è andata bene, in Coppa del Mondo in questi anni abbiamo fatto dei buoni risultati, bisogna migliorare ancora un pochino la percentuale al tiro, possiamo sperare in qualcosa di buono. Chiaro, bisogna fare le gare prima, però possiamo essere lì con gli altri. Senti, hai avuto una carriera stratosferica, come ti sei avvicinato agli sport invernali? Tu arrivi tra l'altro dall'atletica e già lì mi pare che qualche soddisfazione te la fossi tolta a livello di paralimpiadi. Diciamo che io sono arrivato agli sport invernali quando pensavo di aver finito con gli sport paralimpici, nel senso che avevo fatto 3 olimpiadi estive e avevo non più di 32 anni, pensavo di poter chiudere la mia attività agonistica, invece continuando con le mie maratone per divertimento ho conosciuto Tiziana a Torino, alla maratona di Torino, ha cominciato lei a stuzzicarmi, a pronosticarmi la possibilità di poter iniziare a sciare e vedere un obiettivo che poteva essere Torino 2006. A me piaceva sciare, l'avevo già fatto per divertimento, nel 2005 ho cominciato l'attività e niente, poi con Torino è andata bene con un 4º posto e poi è venuta l'esperienza, la neve. Sicuramente Tiziana è stata una delle fautrici di questa rinascita mia sportiva. Esatto, parlando proprio di neve, dopo il successo di Vancouver è nata questa federazione nuova, la FISIP, Federazione Italiana Sport Invernali Paralimpici. Quanto ha aiutato il movimento, quindi voi atleti, e quanto pensi che si possa ancora lavorare perché arrivino anche dei ragazzi giovani? Non diciamo la tua età, che tu ormai sei sulla cresta dell'onda da tanto tempo, però diciamo vedi dietro di te qualcuno che possa prendere lo scettro, diciamo. Sicuramente dobbiamo sperare che venga qualcuno di più giovane, perché se no siamo messi male. Però detto questo, sicuramente la FISIP come federazione si è avvicinata molto più a noi atleti della neve. Prima c'era un'unica federazione, il CIP, che governava tutti gli sport, era un po' troppo distante, non perché fosse a Roma, perché non mangiava neve. La FISIP invece lavora solo sulla neve, quindi è più vicina agli atleti, sicuramente ci dà un supporto più importante, più diretto, e come ha detto già Tiziana in precedenza si sta focalizzando molto ovviamente sull'obiettivo di Sochi, quindi fino a marzo 2014 tutto l'impegno andrà in quella direzione. Credo che sicuramente però dal 18 marzo, dove le Olimpiadi saranno già finite, bisognerà cominciare a pensare a Masiello, che magari non c'è più, a tanti atleti che non ci saranno più. A me piacerebbe continuare, aiutare, far qualcosa, però bisogna sicuramente cercare nuovi atleti e trovare delle strade per avvicinarli a questo sport, avvicinarlo magari a noi veterani e poi farli crescere sicuramente. Senti, tra pochissimo pensiamo a Sochi, ma per te c'è un altro avvenimento, tra pochissimo diventerai papà. Quanto può essere una spinta anche per arrivare a questa Paralimpiade che, come dicevi, molto probabilmente sarà la tua ultima, con una motivazione ancora in più, magari un tifoso in più, diciamo? No, beh, sicuramente è un doppio impegno, è un impegno che sicuramente
mi può portare via un po' la testa, spero solamente all'inizio. Io sono in Canada dal 1 al 19, il 22 di dicembre dovrebbe nascere mia figlia, quindi abbiamo già un appuntamento a breve. La mia compagna, i miei familiari sicuramente mi stanno supportando e mi supporteranno sicuramente. Io ero un po' titubante su cosa fare della mia stagione all'inizio. Diciamo che la spinta di Anna, che da sempre mi segue e mi spinge a fare sport, è stata la prima a dirmi: proviamo, tu devi provare a fare le tue cose. Io chiaramente ho sempre provato anche per loro, anche per lei, proverò anche per la nuova nascita che sta arrivando, quindi avrò una motivazione in più sicuramente per far bene, cioè per fare il massimo. Come dicevo prima, non so cosa potrà scaturire, non so se basterà, sicuramente darò il massimo per tanti motivi, per me, ma per quelli che sono rimasti a casa sicuramente. Grazie, in bocca al lupo, Lorenzo. Grazie a voi.